fantasia dei bambini. Il viaggio è una cosa che ha avuto un grande sviluppo nel Settecento e nell'Ottocento sotto la denominazione di Grand Tour. L'Italia era famosa per essere piena di opere d'arte e gli stranieri che studiavano arte o erano interessati hanno cominciato a viaggiare. Era un mondo diverso, era un mondo dove esisteva la nobiltà e la chiesa, non c'erano tante mezze misure per la media borghesia, però l'entusiasmo c'era perché si voleva anche essere alla moda. Uno studio un po' particolare che credo che fino ad oggi non era mai stato fatto, e cioè il tema è sempre quello che mi sta più a cuore, cioè il viaggio. Uno studio approfondito sugli spostamenti di Carlo Magno, perché se è vero che gli studi del professor Carnevale possono essere comunque in qualche modo discussi e opinabili, io nel merito non sono uno storico, anche se diamo un'occhiata a questa carta molto interessante, stampata nel 1838 a Venezia. Questa, come dicevo, è una carta postale, una carta itineraria, e infatti qui vediamo i percorsi che ad esempio faceva anche lo stesso Carlo Magno. Perché? Semplicemente perché era ovvio che si tendeva a riutilizzare le strade antiche, anche perché era molto più facile riadattarle e sistemarle piuttosto che creare un nuovo itinerario. E ad esempio questa è più o meno la zona dove si trova attualmente San Claudio. E Carlo Magno, per andare da San Claudio a Roma, che si trova diciamo che impiegava grosso modo 3 giorni per arrivare a Roma. Aquisgrana. Da Aquisgrana a Roma, ma da Aachen a Roma, che sono oggi sono circa 1500 chilometri, ma dalle guide antiche che io ho potuto consultare sappiamo con certezza che i chilometri intorno al 1500-1600 erano 1800-1900 chilometri, erano molti di più. E io ritengo, e questa è l'unica supposizione che io faccio, che per il resto sono dati certi che troviamo scritti, l'unica supposizione è questa, cioè che certamente nell'800 dopo Cristo non potevano andare più veloci del 1500, del 1600, al massimo saranno andati più o meno alla stessa andatura, che era circa 10 km orari. Un cavallo faceva circa 10 km orari. Teniamo presente anche un altro fatto, che era impossibile fare il cambio dei cavalli. Perché questo? Perché un imperatore certamente non si spostava con 3 persone, si spostava con tutto un seguito, con l'esercito. Quindi c'era la necessità, dopo un lungo tragitto, di fermarsi e di far riposare i cavalli e anche le persone, perché molti dei soldati andavano a piedi, non andavano certamente a cavallo. E quindi, considerando le tappe e le fermate, al massimo si poteva percorrere 100 chilometri in un giorno, ma era molto difficile, perché dovevano poi entrare anche molte altre situazioni, come soprattutto il tempo, la stagione. Non dimentichiamo che i passi alpini nel periodo invernale erano praticamente inutilizzabili. Tra l'altro Eginardo, il biografo di Carlo Magno, non può fare a meno di citare proprio questo discorso, cioè lui dice: non vi racconto quanti sacrifici Carlo ha dovuto fare per oltrepassare le Alpi. Quindi questo è un segno effettivamente che ci fa capire quante difficoltà bisognava affrontare in questi lunghi viaggi. Questo discorso, come dicevo, mi ha ispirato questa ricerca, cioè riuscire a capire attraverso le date e la presenza di Carlo nelle varie città europee se c'è qualche dissonanza. Questo studio è agli inizi per ora, però ho potuto verificare, per esempio, che effettivamente va approfondito questo discorso. Perché? Perché se si afferma che Carlo in 10 giorni poteva andare da Aquisgrana
a Roma è chiaro che non poteva farlo da Aachen, perché i tempi minimi, nel caso in cui nella piena stagione, nella stagione estiva, lui trovasse un mese, due mesi di bel tempo, sicuramente almeno 25-30 giorni doveva impiegarli. D'inverno? E in pieno inverno era praticamente, come minimo ci volevano 3 mesi. Perché? Perché bastava una semplice pioggia. Non dimentichiamoci che le strade al di fuori delle città erano di terra battuta, quindi bastava una semplice pioggia perché i carri affondassero e anche gli stessi cavalli. Tant'è vero che sempre nell'antichità i papi, gli imperatori che dovevano trasmettere un messaggio da una città all'altra, per esempio il papa quando doveva trasmettere un messaggio da Roma ad Aachen, ipotizziamo, preferiva farlo con le staffette a piedi. Perché questo? Perché le staffette a piedi, che venivano dislocate a una distanza di 15-20 chilometri, praticamente partivano di corsa, dopo 20 chilometri trasmettevano il messaggio all'altra staffetta. Quasi sempre era un messaggio vocale, per evitare che una volta caduti in mano al nemico potesse risultare questo messaggio scritto. E quindi in questo modo effettivamente potevano coprire anche 300 chilometri al giorno, e quindi un messaggio poteva essere trasmesso ad Aachen nel giro di pochi giorni, ma questo non poteva certamente accadere invece quando ci si spostava, quando si spostava un esercito.